Ci troviamo a Lery Cavour, nei pressi della centrale Galileo Ferraris di Trino. Stiamo vedendo la casa di Cavour, dove sventola la bandiera italiana. Qui ci sono le stalle. Ci sono delle arcate molto belle. Entriamo. Le mangiatoie. Ora vediamo Roberto che sta facendo dei lavori. Ciao Ciao. Roberto, dimmi qualcosa per Vercelli oggi, cosa stai Buongiorno a tutti. facendo? Stiamo tagliando tutta l'erba dietro nel cortile retrostante. Stamattina abbiamo tolto un sacco di rovi, delle piante, così siamo riusciti a liberare questa finestra. E finalmente siamo riusciti a chiuderla dopo tantissimi anni, probabilmente. Non si riusciva a chiudere. Andiamo a vedere. Ho visto anche dentro state facendo un Sì, lavorone. tantissimi. Qui c'è Luciano. Certo, il lavoro da fare è molto, Molto, però sì, una volta assolutamente. recuperata, cioè, racconta un po' cosa è successo dentro. Cosa abbiamo fatto in questi giorni? No, no, cosa hanno fatto i ladri, Ah, gli dai ladri, ahimè. avventori. Purtroppo è scritto in tantissimi articoli di giornale, hanno portato via tutto quello che si poteva portare via, dai pavimenti, gli infissi, e purtroppo probabilmente anche tantissimi oggetti originali, quindi di storico c'è ben poco, è rimasta la casa, è rimasta la storia, che poi è quello che è La storia, fondamentale ho recuperare. visto però dei pezzi di pavimenti antichi sono rimasti, Qualcosina è quindi, rimasto, certo, per fortuna, per sì, un fortuna. qualcosa si Non può diciamolo troppo, che vedere, magari sì. Ma diamo poi non scivolate le gambe. esiste, ho fatto un giro e non ho visto bagni, non esistono Sì, i bagni? bagni ci sono Ah, ci assolutamente. C'è un sono. bagno sotto, che è un po' Ah. più recente, lo vedi perché c'è addirittura, si vede che hanno tolto la vasca da bagno, e un bagno sopra più antico, si vede, Sì, aperto allora completamente sono dalla io che casa non ho originale. visto, Sì, li provo vedi ad andare. subito, appena superi questa stanza qua, sulla destra ne trovi uno. Ah, ok, allora vado dentro, Buongiorno. ci sarà tua moglie, mi dice Ok, qualcosa va lei. bene, ciao. Ciao. Ora entriamo dentro la villa di Cavour. Qui i pavimenti esistono ancora. Qui c'è il salone da pranzo dove mancano tutti i pavimenti, sono stati rubati. Si può vedere il soffitto tutto dipinto, anche le pareti. Ci sono segni esoterici. Un salone molto bello, all'epoca doveva essere molto bello, rovinato con dei disegni.
c'è la polvere perché stanno lavorando, salone, lo scalone che va su, dove sono stati rubati tutti i marmi, un altro segno esoterico. Una parte di pavimento in cotto rimasto. Qui siamo al piano superiore. Qui ci sono i volontari che si stanno dando da fare per pulire. Qui abbiamo Marianna, la moglie di Roberto, che sta pulendo. Ciao Marianna! Ciao. Che stanza è questa? Questo è il salone superiore. Salone, prima giù abbiamo visto il salone. Il salone centrale, quello sì. dell'ingresso. Dove c'era... Veniva utilizzato come sala da pranzo. Sì. Poi mi sta rubando... Questa è sempre una sala da pranzo, però il piano questa superiore. Sala, probabilmente tipo salotto, l'avranno utilizzato come salotto qua sopra. Sì, sì. Perché qua era tutta zona giorno, utilizzabile probabilmente anche per accogliere gli ospiti. Mentre di là, nella parte oltre le scale, ci sono tutte le camere da letto. Il bagno mi diceva, aspetta che vediamo. Sotto ci sono due bagni, qua sopra ce n'è uno. Che è là. Molto piccolina. Senza gli scalini che sono tutti sì. Qui hanno... Da qua ci sono le camere da letto. Ah, ecco, questa è la zona notte. Lo scalone che va giù. Qua è molto buio, questo è il bagnetto. Qui il piano superiore, sì. Bagnetto che è un bagnetto di servizio notturno. Sì. E qui dormivano sia Cavour quando veniva qua. Dov'è che dormiva Cavour? La stanza di Cavour noi la stiamo cercando, non sappiamo esattamente quale fosse. Siamo queste comunque sono tutte stanzette da letto. Sì, queste sono tutte camere da letto. Vedo che i soggiorni erano grandi, mentre sì. Le camere da letto sì. Erano forse per scaldare, per il calore. Un'altra camera da letto. Sì. Questa era la nostra preferita, questa è una scala che è stata portata via e che ricollegava al piano sotto. Questa probabilmente è la zona più antica. Questa è la zona più vecchia. Di qua c'è la zona più vecchia, si vede anche dagli infissi, perché gli infissi fuori e la facciata sono diversi rispetto alla palazzina. Sì, man mano che ripulite le stanze cosa fate? Poi chiudete con gli infissi così rimane pulito? Sì. Erano già chiusi prima del Covid perché avevamo paura per il vento, però adesso li abbiamo riaperti perché senza luce non si riesce a fare molto. Qua manca proprio. Qui manca, però vedo che qui il pavimento è stato lasciato. Sì. E anche in buono stato, bella, ci sono ancora le pareti dipinte dall'epoca. Molto molto bella. Più VIP tra virgolette perché sì, perché si vede la vista tutto su tutto il giardino che è e anche su tutta la campagna sì, le risaie di là si vede Castel Merlino e di là si vede Lucedio. Ok, laggiù c'è Lucedio e là è Madonna delle Vigne anche. Ah, ecco, abbiamo Madonna delle Vigne, sì. Cioè una vista stupenda in una posizione stupenda. Sì, anche perché qua è la zona notte perché è quella nord, quindi sì. Il sole poi al mattino fa un po' più fatica a illuminare. Invece di là è molto illuminato, quindi là è la zona giorno dove viviamo. Sì, sì, è una casa stupenda, peccato che non si sia riusciti a tenerla chiusa ed evitare... Anche così ha il suo fascino, sì, positivo. Sì, no, ha il suo fascino. Anche questi sono bellissimi.
questi sono originali, mentre in alcune stanze è stato coperto con la vernice, verniciato, ma invece no, è originale. Questi sono proprio quelli fatti dalla ditta Gorlero, perché siamo riusciti a risalire anche al costruttore. Era una famiglia di Trino che ha realizzato questa palazzina tra il 1854 e il 1856, insieme alle scuderie, che sono l'unico modello fatto in questo modo in tutto il Barcellese, cioè proprio un modello. Cioè, sotto dove io ho visto una stalla erano le scuderie lì. Qua davanti, con tutti ho ripreso prima. Prima le ho riprese le scuderie. C'era il deposito per la carrozza e poi c'erano tutti i cavalli. C'era proprio i cavalli. No, molto bello qui, tutta la greca, è rimasta, si è conservata. Anche qui avevano tentato di rubare una parte del pavimento. Sono stati documentati e sono nelle lettere del Corriere, c'è proprio scritto che sono stati acquistati a Torino. Tutti, cioè questi quadrotti in che materiale? Sì, in cotto. È un cotto. E sono stati acquistati a Torino. Sì. Arrivavano qua o tramite la ferrovia appena costruita a Livorno, oppure con i carri. Da Torino con i carri. Sì. Certo. A gennaio ci hanno distrutto tutti i camini. A gennaio di quest'anno? Sì. Sono venuti a distruggere tutti quello che restava dei camini. Sì, sì. Peccato, ma c'era proprio anche il suo bordo attorno ai... Non c'era già più. Però anche gli infissi non c'erano già più. Diciamo che hanno infierito su quello che restava, in realtà. Anche questa è una stanza molto carina, perché qui abbiamo anche l'armadio. Qui avete già ripulito tutto, qui c'è l'armadio come c'erano una volta. Qui abbiamo dei vestiti, abbiamo un'asta che qua è dei vestiti, così se viene qualcuno si spaventa anche. E poi guarda qua, si vede la parte frontale del camino, questa è dentro qua in tutte le stanze, vedi? Sì. Hanno questo piccolo inserto di marmo, Sì, tutte le stanze sono dotate di camino, venivano riscaldate tutte con il camino. Probabilmente sì, perché avevano un sistema di canalizzazione i camini, però ogni stanza era una realtà a sé, e quindi si scaldava magari anche solo momentaneamente, non tutta la notte, però sì, facevano così. Questa è una dimostrazione perché è veramente presente in tutte le stanze. Belli questi soffitto. La stanza blu è vista? No, fammi vedere la stanza blu. La stanza blu, l'abbiamo pulita prima. Anche qua i soffitti sono bellissimi. Qua su c'è questo... Oh, che bello! Che è proprio un drappo, tutto leggero. Sì. Bellissimo questo soffitto. Questa è sempre una cameretta da letto. Qui abbiamo il camino che è un po' ha un po' di rivestimento, diciamo. Sì. Il marmo. Bello. Anche qui c'è una base del camino in marmo. Però sì, sempre con la sua base in marmo sotto. Le scale erano tutte in marmo? Noi le scale non le abbiamo mai viste, però... Non ci sono disegni della casa, di come poteva essere? Abbiamo solo una fotografia del salone centrale, quello dell'ingresso, che risale al 1918. Siamo riusciti a trovarla originale, a vedere anche il pavimento, il tavolo. E poi c'è un documentario del 1961 che è dedicato al centesimo anniversario dell'Unità d'Italia, dedicato a Cavour. E c'è un'immagine di Neri, una piccola carrellata sulle risaie, e poi arriva e c'è un'inquadratura proprio dalla finestra e dal portone sotto sul salone centrale, con ancora i mobili, con ancora il tavolino, il divanetto, bellissimo. E i pavimenti non erano dei pavimenti particolarmente ricercati in queste stanze, perché dai bordi che stanno si vede, è una cosa molto neutra, molto neutri, ma poi belle queste, gli affreschi bellissimi, anche queste imposte, queste finestrone grandi, bellissime queste. Sono di cantiere,
Sono gigantesche, bellissime. Perché non servirebbe nessun'altra casa. Sì, però molto molto belle. Anche questi rivestimenti delle porte, sì. Questa stanza poi ha perso tutta la tappezzeria, ma non so se questa tappezzeria era originale, perché è possibile che sia stata applicata successivamente la tappezzeria. C'era probabilmente qualcosa di semplice in questa stanza. Lì non è tappezzeria, ma è dipinto, no, qui è dipinto, sotto. Sì. Questo è fatto a mano. Sì. Poi ho visto che ci sono disegni esoterici qua e là, dei gatti. Qua è la musica, qua è tutta musica. Tutta musica. Perché lì c'è uno strumento a corda. Sì, sì, si vede. Si vede. Perché io sì, riconoscere lo strumento a me non è vero. Sì, sì. Però anche qua. Qua ci sono tutte bandiere, sistemi. Questi soffitti sono una meraviglia. Sì. Dovremmo cercare di capire chi è l'autore. In qualche libro sono riuscita a trovare qualcosa, ma non mi ricordo più. Per fortuna l'intervento del 2011 ha aiutato a preservare il testo, perché il testo è fondamentale. Avremmo perso tutto se non ci fosse stato. Sì, sì, certo. Meno male che è stato fatto quell'intervento. Lì, vedi che c'è un buco là, sì. Qualcosina era caduto. Sì. Invece così tutto il resto si è preservato. Lo so. Sì. Ecco, i camini erano tutti così, ce li hanno distrutti tutti. Sì. Peccato. Peccato. Ma tu sei una cosa lì è sta roba? No, non tutto. Cioè, la davvero o sono i vetri? Sono i vetri, sono i vetri. Sì, sì, sono i vetri perché... Grazie Marianna per il lavoro che fate, grazie. Sia te che a tuo marito, ciao. Ci troviamo sempre nel borgo di Leri e questa è la chiesa. La chiesa è chiusa, non si può entrare.